tanti appuntamenti. Noi cercheremo di essere rapidi e giusto dirvi di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di questa passport, di questo passaporto, che non è un vero passaporto ovviamente, che è un passaporto di qualificazione europea, ok? Per rifugiati richiedenti asilo, ok? Per cui noi siamo molto soddisfatti di essere uno dei primi atenei italiani che è stato coinvolto in questo progetto pilota. Allora, qual è lo scopo di questa iniziativa, che è un'iniziativa europea per l'appunto? In questa slide e nel materiale che avete è sottolineato. Allora, è una supervisione, dunque intanto ha a che fare, lo vedete, ci siamo noi e va bene, però è un progetto del Consiglio d'Europa insieme al Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, che è patrocinato dal nostro BIUR, dal Ministero dell'Istruzione, diciamo, lo scopo è quello di compilare un questionario, fare una valutazione delle conoscenze dei ragazzi che si prestano a questo tipo di valutazione, e insieme ad una commissione internazionale e a una componente del nostro Ateneo, fatta da docenti e da personale, con la supervisione del Consiglio d'Europa, per fare che cosa? Per andare a verificare quanto viene dichiarato dai ragazzi in relazione al loro titolo di studio, ok? Perché venendo fuori ovviamente da paesi in guerra o comunque da paesi con problematiche varie, ok? Non hanno necessariamente con sé, non portano con sé tutti i documenti necessari per confermare il loro titolo di studio. Ecco, questa è un'iniziativa della quale io sono molto orgogliosa, perché permette di dare opportunità ai nostri amici che vengono da paesi sfortunati e permettere a loro di fare e di avere la possibilità di continuare a studiare a quel punto avere una nuova laurea o la prima laurea se sono semplicemente diplomati, oppure di poter avere il riconoscimento della loro laurea e per cui essere in grado a quel punto di poter avere una posizione di lavoro. È un modo giusto, corretto, etico di portare avanti un'attività di inclusione e di possibilità che siamo orgogliosi di poter fare. Io adesso passerò la parola alla professoressa Carucci, che in quanto prorettore all'internazionalizzazione è stata l'anima di questa iniziativa e l'abbiamo condivisa insieme, lei poi si è fatta carico di tutte le problematiche. E volevo solo dirvi che i candidati erano 16, la Commissione internazionale poi vi spiegherà la professoressa Carucci brevemente di che cosa si è trattato, ha approvato la concessione di questa passport a 12 candidati che vedete qua intorno al tavolo, che provengono dalla Guinea, dal Mali, dal Marocco, dall'Algeria, dal Camerun, dal Pakistan, dalla Nigeria, dalla Costa d'Avorio e dal Senegal. Alcuni di loro hanno già avuto accettata la richiesta d'asilo, altri sono in attesa di questo. Non appena saranno considerati a tutti gli effetti ospitati dal nostro paese in quanto appunto richiedenti asilo, avranno l'opportunità di poter utilizzare questo passport per le cose che vi ho detto. Ecco, per cui nel caso volessero continuare a studiare e avessero piacere di farlo a Cagliari, l'Università degli Studi di Cagliari ha già dato l'opportunità di farlo senza fargli pagare le tasse, per cui a questo punto hanno l'opportunità, sono considerati come i nostri ragazzi che hanno un reddito inferiore ai 23.000 euro come reddito familiare. Ecco, li abbiamo praticamente considerati nella stessa maniera. Io lascerei la parola adesso alla professoressa Carucci che velocemente vi dà alcune altre notizie per raccontarvi, è importante da
lo spirito di questa iniziativa, che ripeto è uno spirito di collaborazione con ragazzi più sfortunati di noi, che hanno però delle qualità e hanno, a cui vogliamo dare delle opportunità. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Io volevo dirvi qualcosa sugli obiettivi di questo, diciamo, progetto. Come diceva il Rettore, si è trattato della prima applicazione in Italia di questo strumento, che deriva da un progetto del Consiglio d'Europa, già partito 2 anni fa. La prima sperimentazione di questo passport è stata fatta in Grecia 2 anni fa, nel momento in cui c'è stato il massimo arrivo di profughi in quel paese. E in questo periodo, in questi mesi, è stato messo a punto appunto lo strumento, la procedura, e questa è stata la prima applicazione in Italia. Mi pare che sia stato solo fatto anche in Olanda un'applicazione, ma si è trattato della prima applicazione in Italia, e il CIMEA, che è appunto il centro che si occupa appunto del Ministero del riconoscimento dei titoli degli studenti stranieri, ci ha proposto di essere noi, insieme all'Università di Sassari, i primi a implementare questo strumento. Questo perché già l'anno scorso abbiamo collaborato con loro su uno strumento analogo che avevano appunto sviluppato in Italia. E questo progetto appunto del Consiglio d'Europa è anche supportato anche economicamente dal nostro Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Prevede appunto, diversamente da come era stato fatto in Grecia, in questa implementazione, appunto il coinvolgimento diretto delle università, che chiaramente sono la parte attiva e quelle che poi possono dare uno sbocco a questi ragazzi. E sono stati coinvolti nella procedura in diversi centri ENIC-NARIC, cioè appunto i centri nazionali di riconoscimento dei titoli nei vari paesi, e infatti perché questa procedura prevede proprio la partecipazione di valutazioni di valutatori stranieri accreditati. Infatti nella sessione a Cagliari sono venuti valutatori da Norvegia, Canada, Germania, Francia e Armenia, oltre ai valutatori del CIMEA, chiaramente, e sono stati affiancati da alcuni rappresentanti individuati dell'Università di Cagliari, che in questo modo hanno dovuto anche formarsi sulla procedura, perché poi prevediamo che questa procedura possa essere applicata anche in futuro. Gli obiettivi, parte da già detto il Rettore, sono appunto fornire ai rifugiati, o nel nostro caso anche ai richiedenti asilo, la valutazione delle qualifiche che non siano state sufficientemente documentate, una valutazione internazionale, che quindi è un documento che poi potrà essere utilizzato anche nel caso di spostamento in un altro paese. E ovviamente quello che auspichiamo dai risultati del progetto è che si possa beneficiare sia loro ovviamente, ma anche la società, anche noi, di una migliore integrazione di questi ragazzi. Come dicevo, prevediamo in futuro di poter continuare a sperimentare, a sottolineare quello che ha detto la professoressa Cruci, cioè è un'opportunità che noi diamo loro, ma perché poi loro avranno opportunità, lavorando e facendo quello che sanno fare, che impareranno a fare, di far crescere la società nella quale entreranno. Per cui è un beneficio reciproco. Come dicevo, la cosa che pensiamo di fare, anche cercando di lavorare nel CIMEA, che ancora stanno pensando a questa procedura, visto appunto un po' anche il costo, la difficoltà della procedura che prevede valutatori stranieri, si sta pensando di poter proseguire con una procedura online, con video interviste, però facendo venire ovviamente i ragazzi in sede con valutatori, i nostri valutatori presenti, e in collegamento i valutatori stranieri. E speriamo che questo si possa adottare, perché sappiamo che ci sono altri casi, altri candidati, e speriamo che a seguito anche della giornata di oggi si diffonda la notizia, e quindi altri che magari non erano a conoscenza di questa opportunità si possano fare avanti per poter appunto entrare in questa procedura. Ci tengo a dire che l'impegno dell'Università di Cagliari nell'ambito del
utilizzati, non nasce oggi con questa sperimentazione, ma noi già da 2 anni abbiamo sviluppato il progetto che si chiamava proprio Unique for Refugees, che prevedeva una serie di azioni da fare a supporto appunto di richiedenti asilo, titolari di protezione, rifugiati, che sono la messa a disposizione di un servizio di mediazione linguistico-culturale, qui a fianco a me c'è Yav Soliman che ci ha dato, che ringrazio perché ci ha dato un grandissimo aiuto nell'organizzare tutta la sperimentazione, l'attività nel trovare proprio centro per centro i ragazzi che potessero prendere parte all'iniziativa. Appunto, un altro dei punti era proprio facilitare la produzione dei documenti previsti per l'accesso all'università con attivazione di procedure per il riconoscimento delle qualifiche, che appunto ho sottolineato perché questa azione è proprio quella che ci dà un modo di mettere in atto questo punto che avevamo previsto da più di 2 anni. Noi mettiamo a disposizione percorsi di apprendimento della lingua italiana, loro già stanno facendo corsi di italiano, ma sappiamo che a volte non sono sufficienti, non sono adeguati. Noi abbiamo il nostro prima centro di linguistica di Ateneo, ora il centro per l'insegnamento dell'italiano, sì, agli stranieri. Un centro specifico per insegnare l'italiano agli stranieri e anche per formare persone che potrebbero poi fare questo in maniera un po' più diffusa. E in questo caso appunto i ragazzi che intenderanno poi proseguire e seguire un percorso universitario avranno accesso gratuitamente a questi corsi. Abbiamo già attivato da 2 anni l'attribuzione, possiamo dare delle licenze linguistiche online, le cosiddette ONLS, che si chiamano le Online Linguistic Support, che sono dell'agenzia del programma Erasmus Plus, che le mette a disposizione normalmente per gli studenti Erasmus, ma ha previsto un certo numero di licenze linguistiche proprio per i rifugiati e per le persone in questa situazione. Quindi già da 2 anni abbiamo distribuito un certo numero di queste licenze, non solo in lingua italiana, ma possono richiedere anche in altre lingue. Come diceva il rettore, abbiamo previsto l'esonero dal pagamento delle tasse, anche un supporto per l'acquisizione di libri di testo tramite le biblioteche. E molto importante, diamo la possibilità anche di iscriversi ai corsi singoli, questo è importante perché appunto come dicevamo non tutti, anche i ragazzi che sono qua, non sono già tutti rifugiati, non hanno lo status di rifugiati, alcuni hanno la protezione umanitaria, in quel caso li potremo iscrivere regolarmente, ma i ragazzi che sono ancora nello status di richiedenti asilo, in attesa di una risposta dalla Commissione, potranno intanto iscriversi ai corsi singoli e solo nel momento in cui avranno poi la risposta, speriamo positiva, della Commissione potranno poi regolarizzare la loro posizione, ma intanto potranno sostenere esami e quindi entrare nel loro percorso universitario. Poi davamo anche un'offerta, la possibilità di fare tirocini professionalizzanti. La lista dei 12 ragazzi che riceveranno il passaporto, appunto, non leggo i nomi perché leggerà lei, no? E come diceva appunto i paesi da cui provengono sono Guinea, Guinea Conakry, Nigeria, Mali, Marocco, Pakistan, Algeria, Camerun, Costa d'Avorio, Senegal e Ghana. Quindi in gran parte, a parte il Pakistan, sono tutti provenienti dall'Africa subsahariana. Pakistan, scusi che io ho detto Nord Africa, invece ovviamente è l'unico, però in Italia e qui in Sardegna in particolare si registra appunto una presenza alta di rifugiati appunto provenienti dai paesi dell'Africa, l'Africa subsahariana. Questa è una differenza con la situazione in Grecia, che hanno riscontrato dal Consiglio d'Europa, dove lì invece avevano più provenienti da altri paesi, magari da Afghanistan, Siria, eccetera. Quindi questo è quanto. La procedura, brevemente, l'avete probabilmente letta, la procedura di attribuzione di questo documento prevede che i ragazzi compilino preventivamente un questionario in cui si chiedono informazioni personali e soprattutto le informazioni sulla precedente carriera scolastica del candidato, quindi cosa hanno fatto, cosa hanno studiato, cosa ricordano, anche si chiede di
riportare informazioni di dettaglio su esami fatti, su cosa hanno studiato, su materie che li hanno colpiti particolarmente, sulle loro esperienze anche eventualmente extrascolastiche di lavoro, sulle loro conoscenze linguistiche, e a seguito di questo si fa appunto, come dicevo, un'intervista con i moderatori. L'intervista viene fatta nella lingua, qui non a caso vedete la lingua, diciamo informazione forse per questa sede superflua, ma in realtà è un'informazione che è stata molto utile per l'intervista, perché si è chiesto ai ragazzi quale lingua, qual era forse la loro la lingua in cui preferivano condurre l'intervista. I ragazzi potevano scegliere tra inglese, francese, eventualmente anche arabo. C'era la possibilità che le commissioni internazionali facessero le interviste nella lingua scelta dal ragazzo, proprio perché non si vuole avere l'intervento di traduttori che potrebbero in qualche modo magari non interpretare bene alcune cose. Quindi la scelta è quella di fare le interviste nella lingua scelta preferita dal candidato, e quindi anche questo è un elemento importante della procedura. Ma quindi poi credo i valutatori si sono riusciti a è tutto, ma non so se ci sono domande. Penso se vai avanti di più. Ecco, queste semplicemente sono due slide finali che però sono più generiche, dove vedete quali sono i dati relativi ai flussi d'entrata dei richiedenti asilo, e questo è il report del 2018 della Fondazione Migranti e Diritto d'Asilo, che appunto ha questo scopo. E nel 2017 aveva le figure in Italia 119.369 persone, il 34% in meno rispetto a quelle del 2016. Dopodiché il primo paese di provenienza si conferma la Nigeria, seguita da Guinea, Costa d'Avorio, Bangladesh, Mali e Eritrea. Dopodiché questi sono dati Eurostat che hanno a che fare con quello che fanno i vari paesi europei per quanto riguarda le richieste d'asilo, e ovviamente vedete come, da qui è un po' lontano, però l'Italia è la terza, è questa, ok? Queste sono le domande respinte, queste sono le domande accettate per quanto riguarda il rosso è lo stato di rifugiati, mentre la protezione sussidiaria è il blu che vedete qua, ok? Per cui, giusto per dirvi un pochino qual è il tipo di percorso che viene fatto anche nella nostra nazione, e di cui siamo contenti che il nostro paese si confermi un paese che accetta, è un paese solidale, è un paese che include. A questo punto, a tutti domani. Quanti, benvenuti in Sardegna. Ci sono domande dai colleghi?